Ma Simona, cosa stai facendo? Calma, sto facendo i lardominali per eliminare il lardo della Ma pancia. non funziona così. Guardate come bisogna fare. Uffa, ho la pancetta. Che schifo questo grasso nella pancia. Ma perché la mattina ho la pancia piatta e la sera sono tonda come una palla? Queste sono frasi che mi sento dire praticamente tutti i giorni, da sempre più persone. È scoppiata un'epidemia di lardo addominale? Forse. Molte volte si tratta di gonfiore che dilata la pancia durante la giornata. Si riconosce perché al mattino non c'è e alla sera è molto evidente e fastidioso. Invece, se è davvero grasso addominale, bisogna distinguere tra due tipi completamente diversi, sia per l'estetica che per la salute: il grasso subcutaneo e il grasso viscerale. Il grasso subcutaneo è quello che si trova nello strato più profondo ma sotto la pelle. Invece, il grasso viscerale è quello che si deposita e si accumula tra gli organi interni dell'addome. È fondamentale conoscere la differenza perché il grasso viscerale non è solo antiestetico, ma è pericoloso. È un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, diabete, sindrome metabolica, ipertensione, steatosi epatica, arteriosclerosi. Direi che è abbastanza per iniziare a reagire e fare qualcosa, no? Prima di tutto bisogna capire se la pancetta è fatta di grasso tissutale o grasso viscerale. Il metodo più semplice è questo. Controlla subito anche tu. Guarda la tua pancia, poi stenditi in posizione supina, pancia in su. Se la pancia scompare vuol dire che è grasso superficiale. Se invece la pancia rimane prominente vuol dire che è grasso viscerale e bisogna agire subito. Un altro fattore importante è la misura del girovita. Non è solo una questione di avere una vitina da Vespa, come si diceva un tempo, ma di avere il grasso distribuito nel modo più giusto per la salute. Vediamo subito. Prendi un metro da sarta o un nastro che poi misurerai. Mettiti in posizione eretta, fai un bel respiro, non trattenere l'aria e avvolgi il metro intorno alla vita. Non stringere, non barare, non serve. Controlla la misura. Leggiamo le misure. Se sei una donna, dovresti avere meno di 70 cm di girovita per essere nella fascia senza rischio di sindrome metabolica. Se hai comunque tra 70 e 90 cm, sei a basso rischio. Se hai tra 90 e 110, sei a rischio. E se hai più di 110, inizia subito a correre e cura la tua alimentazione. Se sei un uomo dovresti avere meno di 80 cm di girovita per essere nella fascia senza rischio di sindrome metabolica. Se hai comunque tra 80 e 100 cm sei a basso rischio, se hai tra 100 e 120 sei a rischio elevato e se hai oltre i 120 inizia subito ad andare in palestra e cura la tua alimentazione. Se le misure del tuo girovita ti preoccupano, ricorda bene che l'80% del grasso che si accumula o si perde è dato da ciò che si mangia e solo il 20% dipende dall'esercizio fisico e abitudini di vita. Quindi, se la dieta non è corretta, le probabilità di ottenere un ventre piatto e un girovita sottile saranno poche nonostante gli sforzi in palestra. E adesso vediamo cosa fare. A tavola, regola fondamentale. Riduci gli zuccheri, quindi evita drasticamente tutti i dolci, anche quelli fatti in casa, quelli confezionati, i gelati e i carboidrati raffinati come pasta bianca, pane bianco, e poi le bibite e i succhi di frutta confezionati. Gli zuccheri favoriscono l'aumento di peso non solo per le calorie, ma perché agiscono sull'insulina, impedendo al corpo di entrare nella zona brucia grassi e possono indurre resistenza alla leptina, l'ormone che controlla l'appetito, con le conseguenze che puoi immaginare. Seconda cosa, aumenta e non diminuisce l'apporto di grassi, ma di quelli buoni.
È sbagliato togliere tutti i grassi dall'alimentazione per dimagrire, perché si rallenta il metabolismo. Il corpo ha bisogno degli acidi grassi essenziali, omega 3 e omega 6, per mantenere attivo il metabolismo e anche per assimilare tutti gli altri nutrienti necessari a costruire massa magra al posto della massa grassa. Quindi sia pesce, oli vegetali, frutta secca, semi oleaginosi, da distribuire regolarmente nei pasti di ogni giorno. Con questi consigli è possibile eliminare la pancetta e sul mio canale trovate tanti altri video per risolvere tante altre situazioni in modo naturale. È semplice, basta iscriversi con un click. E come sport fai esercizio fisico moderato ma tutti i giorni, devi alzare il metabolismo e durante il giorno fai più volte anche 5 minuti di piccoli esercizi ma con focus mirato sugli addominali e sul giro vita, come questo qui, semplice ma efficace. Riguardo allo stile di vita, è stato riscontrato che chi dorme abbastanza ore e smaltisce lo stress ha un metabolismo più equilibrato, accumula meno grassi e riesce a dimagrire di più di chi dorme poco e ad alti livelli di stress. E infine, non saltare i pasti. Tu pensi di introdurre meno calorie e invece rallenti il metabolismo. E il corpo, poi, quando mangi, immagazzina grasso proprio a livello addominale. Questi sono consigli base per iniziare a occuparsi della propria vita. In ogni caso, come dico sempre, ognuno ha una sua storia metabolica, alimentare, personale, per cui è meglio farsi seguire da un esperto di salute naturale, come me, anche a distanza. E adesso la buona notizia. Quando perdiamo peso, il primo grasso ad essere smaltito è quello viscerale, per cui vale la pena impegnarti per ritrovare il punto giusto della tua vita. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Vi è piaciuto questo video? Avete amiche o amici o conoscenti che lottano con la pancetta? Fateli vedere questo video, condividetelo sui vostri social. E per tanti altri consigli sul dimagrimento naturale, visitate il mio sito all'indirizzo che vi lascio nell'info box di sotto. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!